Education ci porta con gli studenti dell'Istituto Riccati Luzzatti di Treviso a conoscere da vicino come funziona una banca di credito cooperativo. Oggi noi siamo ospiti alla BCC di Pordenonese e Mensile. Questa giornata è dedicata innanzitutto, al primo punto, all'informazione per aiutare a capire quali sono gli strumenti finanziari che noi potremmo un giorno magari sfruttare al meglio. Oggi siamo a Monastier, nella sede di BCC Pordenonese e Mensile, per una panoramica che spazia dal mondo della finanza alla previdenza ai sistemi di pagamento. Penso sia importantissimo, soprattutto per noi giovani, che queste tematiche vengano affrontate. Pensare al mio futuro, secondo me, è una cosa molto importante, perché comunque quando sarò nel mondo del lavoro sarà importante risparmiare dei soldi, metterli da parte, appunto per quello che può essere una vita più serena. Si può fare finanza anche partendo da una giovane età come sono loro, quindi loro hanno un'età giovane e possono iniziare a masticare questi temi importanti per il loro futuro, perché possono mettere la base su quello che sarà il piano economico per permettere loro, ad esempio, di studiare, di costruirsi una vita, di farsi una famiglia, avere una casa, ma renderli soprattutto consapevoli che lo possono fare iniziando da ora e subito. Essere venuti in banca per loro è stato un motivo ancora più importante per aver intanto accorciato quello che è il rapporto fra il mercato del lavoro e il mercato scolastico, lo studio, ma soprattutto hanno potuto vedere con i propri occhi un lavoro e cosa significa fare banca. Allora ragazzi, stiamo proseguendo verso il cavò. Stiamo entrando nel cavò, qui siamo proprio all'ingresso. Noi siamo entusiasti di questo giro, sicuramente è un'esperienza particolare. Diversa. Ma quali sono stati i temi che più hanno appassionato i giovani in questo percorso? La giornata di oggi mi ha colpito di più sicuramente il fatto che eravamo qui in presenza, non eravamo ad esempio su Meet. L'argomento che mi ha più toccato è stato riguardo ai fondi pensionistici, perché li ho trattati sempre in prima persona, perché ad esempio ho visto i miei genitori aderire a uno di questi, ma soprattutto con stage scolastici fatti ho visto in prima persona che cosa voleva dire fare un fondo, cos'è un fondo pensionistico. L'argomento che mi ha incuriosito di più sono le prevenzioni riguardo le pensioni, i fondi di pensione e su come si può già da subito iniziare a risparmiare, a mettere dei soldi sui fondi pensione per il nostro futuro. Penso che ormai siamo alle porte della maturità e dopo dobbiamo decidere fra università, lavoro, eccetera, e quindi lavoro, famiglia, casa vuol dire comunque entrare subito nella finanza e a far parte di questo grandissimo mondo.